Allora, questa sera siamo qui a parlare con i Mantiguo, un gruppo che viene da Vigevano, giusto? E che si dedica a genere rock, un rock diciamo a metà tra l'aggressivo e l'elegante, con un sound potente e ricercato. Ma vediamo un po' chi sono i quattro membri di questo gruppo. Presentatevi, forza! Comincia tu! Io sono Allegro Massimiliano, sono il batterista. Cioè, come militare, no, professionale. Tiziano Antonio, la chitarra e i cori. Laura Bianca Maria Carolina Ferro, basso e voce. Roberto Perduca, tastiere e chitarra, ma stasera anche all'inizio. Benissimo. E com'è che parte il vostro gruppo? Quando avete cominciato? Allora, diciamo che tutto è nato da me e Laura, che sono comunque una coppia nella vita, chiamiamola reale. Mm-hmm. E inizialmente erano pezzi di Laura che io arrangiavo e volevamo farla venire solo per noi. Uh-huh. E poi pian piano abbiamo detto, ma perché non mettiamo in piedi qualcosa di un po' più serio? Abbiamo contattato Max tramite una band in comune che avevamo di tributi a Pink Floyd, e successivamente abbiamo contattato Roberto che faceva un po' da Johnny tra chitarra e tastiera. Uh-huh. Quindi appunto dei pezzi che avete cominciato sempre ad allargare sempre di più. Esatto. Abbiamo cominciato con gli inediti. Subito buono, come metodo di partenza direi che ci siamo. Siamo arrivati con una piccola demo, l'abbiamo fatta ascoltare al nostro produttore Marco Germani, che ha detto che i pezzi gli piacevano, che se ci faceva piacere ci avrebbe coprodotti e infatti siamo poi andati avanti. E questo quindi è come avete cominciato. Ma dici un po', il nostro nome, Malantico. C'entra lei. Ma come l'origine? Spiegate il tutto. Allora, Malantico sono due parole spagnole, significano il male antico. E uno adesso si aspetta di un metal, no. In realtà, per quanto mi piace molto. In realtà nasce da un dialogo tra me e un in un locale. Stavamo parlando, ci siamo resi conto che parlavamo solo io. Mentre tutti gli altri erano in cerchio con il cellulare in mano e non si guardavano neanche in faccia. E quindi, siccome stavo facendo un po' pratica con lo spagnolo, io l'ho guardato in inglese e stavo in comunicare l'idea, e sono malantico. Ma lui non riusciva a sentire quella parola, quelle due parole, quindi le ho scritte su un foglietto. Anni dopo cercavamo il nome della band, abbiamo trovato il foglietto e abbiamo pensato che suonava bene. Ed è bella come storia, sì, carina! Il logo della mano, sì, l'ho inventato io, ma anche il nostro amico Marco Camontini, e praticamente vuole proprio rappresentare quel momento, perché puoi avere tutti i mezzi tecnologici che vuoi, quindi una mano robotica, però se non hai niente da dire, cioè non c'è nessun messaggio, quindi come logo. E poi ci hanno anche risposto alla domanda successiva che sarebbe stata io. Siamo troppo avanti. No, perché vuol dire che siete proprio oramai nel personaggio intervistato. E allora raccontateci qualcosa invece magari delle più di quello nuovo. Sì. No, va bene, le parlo io. Allora, il nuovo EP nasce un po' l'esigenza dei fan che comunque ci chiedevano dopo esordio con 2012, a distanza di un paio d'anni, ci chiedevano dei pezzi nuovi, nuovi, e quindi abbiamo cominciato a riscrivere dei pezzi nuovi, alcuni sono invece ripresi da cose che avevamo lasciato diciamo indietro e che abbiamo inserito successivamente. Diciamo che questo è il primo EP veramente malantico, nel senso che tutti e quattro abbiamo messo del nostro in questi pezzi, mentre nel primo erano più dei pezzi miei di Laura, arrangiati poi in parte anche da loro, questi invece nascono direttamente da tutti e quattro. Quindi questo è il primo vero EP con il sound veramente malantico. Bene, bene. E quindi invece se vi chiedessi la canzone vostra che preferite di quelle che avete scritto, riuscite ad averne una preferita? Siete legati? Io ce l'ho. Dai. Io ce l'ho, e anche il titolo del primo che sta pubblicato. Secondo me ci rappresenta un bel tiro, ha delle parole, delle cose che ci rappresentano molto, secondo me, per quanto vengano dalla testa di Laura, comunque ci rappresenta. Cioè, anche come gruppo, quindi sì, io voto questo, io confermo anche io voto questo. Quindi proprio si sente comunque che sono molto uniti come gruppo, anche in questo. Poi loro sono abbastanza partecipi, anche loro malgrado tutte le mie esperienze. Questo album contiene tutte le canzoni, sono cose che sono accadute veramente. Mm-hmm.
Nautilus soprattutto è dedicata a tutte quelle persone che quando sono stata molto malata hanno pensato bene di buttarmi le spalle. Tornare simpaticamente quando sono guarita, in particolare una che può immaginare che fine possa avere fatto. Spero non bella questa storia. No, veramente, comunque. E quindi, se vi dice stasera, come vi sentite? Carichi? Siete pronti? Sì, sì, domani, sì, perché sì, dovete ancora mangiare, ah, magari. No, il fatto è che io sono golosissima, ma là fuori c'è un banchetto che vende ciambelle. Mi ha detto che avevo qualche esaudirà. Sì, prima glielo ho detto che prima sono, poi la ciambella sarà anche meglio. La ciambella sarà tua, sì, storia della ciambella, ti sarà un ottimo scambio da questo punto di vista. E quindi allora, qualcosa su progetti in corso, collaborazioni, magari prossime date che volete lasciare così, che magari... Allora, collaborazioni future al momento non ce ne sono ancora di sicure, nel senso che siamo già in contatto però non abbiamo ancora niente in... di sicuro. Nelle collaborazioni passate ci sono già state, comunque Laura ha interpretato anche un pezzo, ha cantato un pezzo e ha interpretato un personaggio nel progetto di Marco Germani, che è comunque il nostro co-produttore, e niente, noi siamo sempre aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, quindi dovesse capitare qualche idea, noi siamo ben disposti. E magari se poi ci lasciate anche il link magari delle prossime date vostre, magari lo mettiamo poi su YouTube sotto, sì, così poi possono andare a vedere, sì, no? Sì, magari il pubblico ci guarderà. E niente, io vi faccio un'ultima domanda. Come vi sembra fino adesso Borderland? Dai! Bello! 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 La festa sta andando, sì, sì, bene! Sì, sì. E guarda, ragazzi, vi ringrazio! Ascoltateli, e niente, ci lasciamo dopo con un video della loro performance di stasera. Ciao! Ciao.